Venerdì 26 maggio, buongiorno, ben ritrovate l'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. In evidenza dai quotidiani nazionali la visita della Premier Meloni nelle zone dell'alluvione dell'Emilia Romagna, ma anche della Presidente eh, von der Leyen con la promessa di aiuti europei. E poi le nuove nomine nel mondo della RAI con il TG1 affidato eh, a un Eugubino, Chiocci, che eh, eh, si è. Imposto agli onori della cronaca per tante eh, attività giornalistiche di pregio e che dunque ora va alla guida della testata giornalistica televisiva più importante di fatto del paese. Dai quotidiani. Eh, regionali si torna a parlare di Green Genetics, ricorderete infatti l'esplosione che a Gubbio costò la vita a due persone, ieri c'è stata una nuova udienza e poi vedremo eh, molti altri spunti, soprattutto dalla cronaca, dalla cronaca di area perugina. Andiamo a vedere nel dettaglio i quotidiani, questo è Il Messaggero. Dorso nazionale, fondi europei per l'alluvione. La von in volo con Meloni sulla Romagna. L'Unione ha detto: È con voi. Aiuti subito. E poi il CDA RAI si divide sulle nomine: Chiocci va al TG1, ma Lucia Annunziata lascia. La fotonotizia ci parla della compagnia che un tempo era di bandiera a Lufthansa: il 41% di ITA, la compagnia di bandiera, il MEF. Una svolta: a Fiumicino sarà centrale. E poi dal dorso regionale del Messaggero, dopo la rivolta dei residenti, viene chiuso a Perugia il locale delle risse. Il dorso nazionale della nazione Alluvione caccia i fondi per ricostruire stato di emergenza in alcune zone anche di Toscana e Marche. Meloni dice. Troviamo i soldi subito e vedete la fotonotizia proprio di eh, Giorgia Meloni in volo insieme al Presidente della Commissione europea von der Leyen e al Governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bodancini sopra alle zone allagate. Dal quotidiano regionale Grifo Benevento aperta l'inchiesta sul gol Vittoria per ipotesi illecito. Con il cuore i frati di Assisi per la Romagna, tutti in bici ehm, d'epoca, debutta ehm, a Gubbio la favolosa. Andiamo a vedere alcuni dei. Titoli dei quotidiani nazionali, questo è il Messaggero, l'Europa con voi, Melone ottiene i fondi da Bruxelles, il capo del governo, pensiamo ai funerali delle vittime e poi penseremo semmai al commissario per l'area della eh, Romagna. Ancora per eh, la questione alluvione, la conta dei danni, coltivazioni allagate, manca la frutta, rincari del 15% sui prezzi all'ingrosso, scarseggiano ciliegie, pesca, il picocche, stimate stimata. Una perdita di oltre metà della produzione, ricordiamo che molta parte della frutta delle nostre tavole arriva proprio dall'area della Romagna. E poi l'altro argomento: autonomia delle regioni all'Arme Conti al nord, un terzo dell'Irpef. Ieri c'è stata l'audizione dello Svimez in Senato, sostanzialmente si chiedeva come impatterà. La eh, autonomia sulle eh, disponibilità eh, che poi eh, lo Stato avrà in cassa. Ebbene, eh, secondo lo Svimez, l'autonomia svuoterà il bilancio dello Stato perché? perché un terzo degli introiti IRPEF andranno sostanzialmente a tre regioni, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che saranno quelle che eh, eh, non possiamo dire prosciugheranno, però prenderanno una fetta molto importante delle quote IRPEF che andavano nel bilancio statale. E poi l'argomento un po' del giorno, ieri erano le nomine all'interno della RAI, CDA diviso sulle nomine, eh, l'Annunziata lascia. Allora eh, andiamo a vedere... L'infografica che in qualche modo ci aiuta, come vedete, eh, va alla direzione del Tg1, Gianmarco Chiocci e Gubino eh, Di Nascita, va al... Che sinora era direttore di ADN Cronos, va al Tg2 Antonio Preziosi, Mario Orfeo è confermato al vertice del Tg3 e poi via via tutte le altre nomine. Intanto però c'è stata Lucia Annunziata, anche la giornalista di lunga data, che ha deciso di lasciare la RAI perché non condivide alcune scelte. Andiamo ai dor al dorso regionale del Corriere dell'Umbria. Liste d'attesa parte il piano. L'obiettivo è recuperare 56.000 appuntamenti entro luglio, ma ogni mese se ne accumulano oltre 6.000. Anche Corriere ovviamente titola... Leo Gubino Chiocce alla direzione del Tg1 e poi da Umbertide dove eh, domenica si vota, a ultimo confronto prima del voto, da Bastia Umbra salvarono anziani poliziotti premiati, un riconoscimento che è stato consegnato in regione. Mentre da Perugia, seconda spaccata allo stesso negozio e stavolta purtroppo va a segno. Andiamo al, mh, alla pagina regionale della Nazione, con il cuore per la Romagna, i frati di Assisi lanciano un'iniziativa a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, martedì ci sarà la diretta su Raiuno e poi chiaramente eh, i due comuni al ballottaggio, Terni, Bandecchi e Masselli, mentre a Umbertide eh, c'è... La sfida tra Anniboletti e Carizia. Perugia, incubo furti a fonte coperte il titolare di un negozio dice adesso dormo in negozio e 45 è stato smontato in una notte il viadotto Alto Tevere e poi troppi episodi violenti il sindaco chiude l'Afromarket anche in questo caso siamo a Perugia mentre anche in Umbria si parla di dissesto idrogeologico parola d'ordine prevenzione ecco le misure da prendere per evitare disastri l'altra notizia riguarda il mondo sportivo Grifo ben evento la Procura apre un'inchiesta. Andiamo al messaggero d'Orso regionale, lavoro, più posti fisti rispetto al pre-Covid, l'occupazione tiene in Umbria, siamo al più 0,5, meno persone hanno perso l'impiego. E poi c'è la scuola, 1.440 le domande presentate per cambiare sede, bandecchi eh, che Partecipa eh, al ballottaggio del comune di Terni e poi la cronaca da Perugia, dopo la rivolta dei residenti, il prefetto chiude il locale delle risse. Concerto con il cuore, quello che Assisi mette in campo per le popolazioni alluvionate. Nec, Mannoia e Mister Rain sul palco di Assisi, diretta martedì su Raiuno. Andiamo a al vedere alcune delle. Pagine di interesse regionale. Questa è la nazione. Rischio idrogeologico, fiumi sorvegliati speciali e monitoraggio del suolo. L'assessore Melasecche spiega come si muove il servizio idraulico e sismico. Intanto Topino, via libera alle nuove vasche anti-esondazione. Ancora dalla nazione l'appello dell'agricoltura, le campagne si spopolano, così aumentano le criticità. A parlare col diretti, laghetti di raccolta dell'acqua piovana e misure per di imprenditori questo serve. Gubbio, Tevere e Orvieto, una lunga scia di precedenti, ovvero Gubbio con il Chiascio, ehm, una serie di eh, situazioni da attenzionare, soprattutto eh, in situazioni in cui basta davvero eh, poco per arrivare a criticità. Intanto bomba d'acqua in balnestore, paura e disagi, smottamenti tra panicale e paciano. Ancora un colpo al Baia, il proprietario esasperato, siamo a Perugia, dormo nel negozio, in via fonti coperte dopo il tentato furto della scorsa settimana, l'altra notte i ladri hanno sfasciato la vetrina di un negozio con le mazze e rubato decine di orologi. E ancora fonti vegge, controlli anti prostituzione, maxi sanzione a quattro perugini. Questo è l'altro intervento, sanzioni da 450 euro ciascuna e ancora la cronaca. È in prova ma vende sostanze dopanti, revocato l'affidamento ai servizi sociali per una persona, strade al setaccio, quasi 250 le multe per eccesso di velocità. Andiamo a parlare ancora di Perugia, dell'Afromarket, revoca della licenza in via Campo di Marte, viene chiuso il negozio. Dopo i ripetuti episodi di violenza e i tre provvedimenti di sospensione del questore Bellassai, L arriva questa ordinanza del sindaco che dice è la risposta per arginare fenomeni di degrado e allarme sociale a Fontivegge. I conti del fisco in Umbria e Vasi, 1 miliardo e 400 milioni di euro. Basta, questa è la maglia nera, in, la maglia nera è per l'Umbria nell'area del centro Italia. Ogni 100 euro di gettito, 15,5 sfuggono alla tassazione. E poi Corciano dove c'è il sindaco Pierotti che ha presentato la nuova giunta e Ponte Valleceppi, Cibua, impianti pericolosi. Andiamo al dorso del Corriere dell'Umbria scatta il piano antiliste d'attesa selezionati i privati, che, eh, quindi le strutture private, che aiuteranno a smaltire il 70% delle prestazioni. I servizi sospesi, intanto, però crescono e arrivano ad oltre 80.000. Ancora al, ci sono assistenti sociali volontari che sono in partenza per l'Emilia, le, gli ospedali di Perugia e non eccellono, lo dice la classifica Agenas, entrambi i nosocomi sono nella fascia media di performance. Andiamo a parlare di prostituzione, l'inchiesta Escort Online in cinque anni annunci quadruplicati, un sito specializzato offre i profili, le recensioni degli utenti, stila la classifica, parla Marta che è una di, di queste prostitute, dopo lo stop del Covid il mercato stenta a tornare a regime. E poi in 7542 si preparano per la maturità. Meno di un mese all'esame di Stato fissato per il 21 giugno che torna a essere organizzato con due prove scritte. e Un colloquio orale. In perversa intanto il tototraccia dà D'Annunzio a Gadda e vedremo come andrà. Il Messaggero lavora ora a crescere è il posto fisso. L'analisi di AUR del mercato occupazionale 2022 dice che tra i lavoratori autonomi spicca il dato delle donne, ma di fatto il mercato del lavoro fa segnare un più 0,5, eh, pesa l'assottigliamento demografico però nella fascia d'età tra i 35 e i 49 anni. Ancora il messaggero, trasferimento per meno della metà dei docenti, qui parliamo di scuola, su 1400 domande di cambiare scuola solo 636 hanno avuto esito positivo. Molti i prof che arrivano da fuori regione, che non possono rientrare, in Umbria invece tornano in 69. Questo era. L'ultima pagina che vi presentiamo di quelle di interesse regionale, andiamo a vedere le homepage dei principali siti internet. Questo è Umbria 24, che si occupa della partita di calcio Perugia-Benevento, aperta un'inchiesta sul terzo gol del Grifo. L'ipotesi è quella di illecito sportivo. Il fascicolo finisce sul tavolo del procuratore della Federcalcio. Già acquisite le immagini, nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati. Un argomento che ritroviamo anche in altri siti internet questa è Perugia Today eh, è illecito sportivo la procura federale ha aperto un'inchiesta su Perugia Benevento a destare sospetto è il gol di Quan che ha permesso ai biancorossi di ottenere contro il Benevento una vittoria che comunque poi alla fine non è eh, bastata per disputare i play out e poi Corciano che presenta la giunta Pierotti ancora da tutt'oggi.info eh, ci spostiamo nell'area del Ternano, Treofan Gindal la Diserta ancora il Mise e il governo reagisce. Difenderemo Terni. Anche ovviamente tutt'oggi si occupa del Perugia Benevento, la procura che indaga sul gol di Quan. Andiamo a tregimedia.it, qui invece torniamo alla tragedia della Green Genetics di Gubbio. Eh, ieri c'è stata udienza e allora con il prossimo servizio proprio dedicato a questo argomento vediamo com'è andata. Si ripartiva da quanto deciso lo scorso gennaio, ovvero dai rinvii a giudizio con l'accusa di omicidio doloso più altri reati per le cinque persone indagate sull'esplosione della Green Genetics Greenvest di canne greca Gubbio, dove il 7 maggio 2021 persero la vita Samuel Cuffaro ed Elisabetta Dinnocenti. Omicidio doloso, come detto, ma anche lesioni gravissime e detenzioni illecite di sostanze stupefacenti, in quanto, secondo l'accusa, quell'attività di manipolazione non risultava idonea a considerare il prodotto come canne. Cannabis Light. Questo per gli imputati, le coppie di fratelli Gabriele e Maria Gloria Muratori, Alessandro e Luciano Rossi, assieme a Giorgio Mosca. L'elenco dei reati poi comprende anche l'incendio doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Così, dopo il rinvio dello scorso 20 aprile, è tornata a riunirsi il collegio per quella che è stata la prima udienza dopo la conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Perugia e la decisione del GUP Angela Avila. L'udienza è iniziata intorno alle 9 di mattina per terminare alle 13. La prima Notizia è che si è costituita parte civile anche l'ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati sul Lavoro. Quindi è stato aperto il dibattimento con avanzamento delle richieste probatorie e calendarizzazione di gran parte del processo. Si parte giovedì 21 settembre e da tale data in poi tutti i giovedì fino al 14 dicembre si terranno le varie udienze. Alla prima udienza del prossimo 21 settembre saranno ascoltati i carabinieri e i vigili del fuoco per quanto riguarda i ritrovamenti delle persone e il sopralluogo dello stabile. Inoltre sarà sentito anche il dottor Massimo Lancia che effettuò le autopsie sui corpi di Samuel ed Elisabetta. Il 28 settembre invece verranno sentiti Alessio Cacciapuoti e Kevin Dormicchi, ambedue rimasti purtroppo coinvolti e feriti nell'esplosione e sarà sentita anche Sibilla Lepri, figlia di Elisabetta. Poi, nei giovedì successivi, si alterneranno tutti gli altri testimoni fino all'ultima udienza fissata per il 14 dicembre. E andiamo avanti a questo punto con i quotidiani e le pagine locali, questo è il Corriere dell'Umbria, siamo a Perugia che approfondisce la, il furto in via di fonti coperte al City Store, rubati gli orologi esposti, il titolare erano in quattro e in pochi attimi sono spariti, in due minuti svaligiate tutte le vetrine. In alto il Maxiris chiude per sempre il locale etnico di via Campo di Marte che era stato teatro di disordine. La prefettura revoca la licenza e poi si schianta dopo 100 metri contro mano una 38enne andata a sbattere contro un palo sulla Sette Valli. Vende Nandrolone e finisce in carcere, un buttafuori di 55 anni, commercializzava anabolizzanti mentre era in affidamento ai servizi dopo una condanna per truffa e poi una ubriaca minaccia a Perugia ed insulta i carabinieri. C'è bisogno di nasi rossi domenica al Barton Park. Si celebra la giornata nazionale della clownoterapia, parla la presidente Mezzasoma. E poi manutenzione sfalcio del verde, patto Umbria, Acque Comune, collaborazione per tenere in ordine a Perugia via Benucci, in particolare a Ponte San Giovanni. Svelata, e siamo nel territorio di Corciano, svelata la squadra di Pierotti, tre assessori del PD e due civici, sorpresa Tomassini come esterna, con Motti e Mangano anche Gabrielli. A Ponte Valleceppi oltre 150 alunni esperti di regole della strada, sono infatti terminati gli incontri ACI. E poi assemblea diocesana, eh, incontri zonali conclusi, oggi e domani l'assise, profezia di una presenza al centro eh, Sereni, attesa per quanto emergerà dai 26 gruppi di lavoro si ritroveranno 260 iscritte e una delegazione di. Osservatori, siamo a Panicale dove purtroppo si registrano a causa di una bomba d'acqua smottamenti e danni. In poco tempo sono caduti 80 mm d'acqua forte, grandinata sul pausillo. Ancora a Castiglione del Lago, Canali Mogliano e Anguillara nel degrado sopra il luogo del consigliere regionale Meloni e in basso a Castiglione del Lago San Fatucchio omaggia al patrono San Felice. Tre giorni di festa in questa frazione mentre ci sono una serie di appuntamenti con la bellezza a panicale. Siamo... Nel territorio Assisate, eh, dunque un riconoscimento per gli agenti eroi. Due poliziotti avevano salvato la vita ad una coppia di anziani. Sono stati premiati a Palazzo Cesaroni. La vicepresidente del consiglio regionale Fioroni e Pastorelli dicono davvero una condotta encomiabile. E allora ehm, li vedete in questa eh, foto: eh, con tanto di riconoscimento che è stato consentito. Segnato. Furto con spaccata al centro commerciale a Santa Maria degli Angeli e poi l'iniziativa che abbiamo letto nelle cronache regionali martedì. La Basilica di Assisi promuove con il cuore a sostegno dell'Emilia-Romagna. Siamo a Marciano, bando di gara per l'ex tabacchificio sarà pubblicato entro il 30 giugno per la progettazione dell'intervento di recupero sulla struttura di Via Lenin e poi Monte Castello di Vibio, servizio civile inclusivo per tre ragazzi ed una mamma ringrazia. Deruta, ceramica, musica e solidarietà per l'Emilia-Romagna e poi verrà demolita a Todi in parte la palazzina pericolante, lavori in corsa a talla per mettere in sicurezza l'edificio ancora todi gli studenti del liceo in scena alla comunale siamo a città di castello blitz antidroga tre arresti i carabinieri con l'ausilio delle unità cinofile hanno sequestrato l'ennesimo quantitativo di stupefacente ancora un alter pressorio per cardiologia e utic e poi la mafia spiegata agli studenti tifernati il fratello del giudice borsellino ha incontrato 200 ragazzi delle medie e delle superiori da 40 anni, vicini ai Tifernati, uno storico traguardo a Città di Castello per l'ufficio stampa, svelata anche una speciale cassetta postale per le buone notizie, e ce n'è bisogno. E ancora in campo Rotariani contro Forze dell'Ordine, appuntamento allo stadio Baldinelli per il torneo che è arrivato alla ventottesima edizione. Ancora parcheggio ferri, divieto di transito e sosta per il mercato. Eh, Nell'Alto Tevere. Toscano prende il via a Cammini di Francesco domani l'anteprima del festival con lo spettacolo di Alessandro Preziosi ad Anghiari, mentre ad Umbertide ci si prepara al ballottaggio eh, tra Anniboletti e Carizia. Anniboletti rilanceremo lo stadio e Mola Casanova. Carizia, vogliamo creare l'assessorato al terremoto. Andiamo a Gubbio, abbiamo già visto il servizio sulla Greenvest, eh, Anmil eh, parte civile nel processo. Ieri prima udienza per cinque imputati accusati di essere a vario titolo i responsabili dell'esplosione nella quale morirono due lavoratori. E poi sportello gratuito di ascolto per i disturbi alimentari. Il il servizio è stato inaugurata la Biblioteca Sperelliana, su questo tra poco vedremo un servizio, ancora Gubbio, torna al Palio della Balesta, l'appuntamento è per domenica, oggi il Corriere ha un inserto dedicato agli appassionati dei motori, ovviamente noi passiamo oltre, e ve lo lasciamo leggere eh, andiamo a Gualdo Tadino dove il Comune viene premiato a Torino per il progetto Hub Particular a Nocera cambia la viabilità nel centro storico, in basso torna domenica a Gualdo Tadino l'appuntamento con la sfacchina e poi c'è stato uno scontro ieri. Eh, nella zona di piagge una donna è finita in ospedale Foligno sei la stella che brilla nel buio, folla ai funerali di Giulia Fedele, toccante la lettera scritta dagli amici ci cioè hai fatto passare gli anni più belli parliamo della 22enne Folignate che alle prime luci dell'alba di domenica scorsa purtroppo ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla eh, statale 75 a cattonaggio molesto denunciato un 25enne che importunava anche i Passanti e poi convivio a sorpresa per festeggiare la scelta di Valeria, l'ex compagna di scuola entrata a far parte del Terzo Ordine Francescano. Ancora! Sempre a Foligno è tutto pronto per la cena grande. Domani nella corte di Palazzo Trinci il banchetto che inaugura la 77 giostra. Un'auto finisce contro un palo della luce, i vigili del fuoco sono costretti a tagliarlo, runner ecologisti ripuliscono la città grazie all'atletica Winner Foligno. Dopo 40 anni torna il torneo dei rioni di San Teraclio domenica pomeriggio il quadrangolare. Ancora ci spostiamo, andiamo a Spoleto, Stadio Palazzette Parco verso il recupero, via libera della conferenza dei servizi, lavori di riqualificazione entro il 2024. Il comune senza telefoni e internet a causa di un guasto nella giornata di ieri e poi Walter Tobagi, il giornalismo spiegato ai più giovani, una conferenza alla Rocca Albornoziana. Ritrovarsi fa sentire più giovani gli ex convittori della struttura IMPS si incontrano in città. Nel fine settimana. Una festa per tutte le famiglie, iniziativa della Diocesi. Domenica alla Rocca Albornoziana con Monsignor Boccardo. E poi Norcia: gli effetti benefici della lettura sui bambini. Li ha spiegati il pediatra Miconi. Andiamo avanti, e ci spostiamo andando nel territorio di. Interni. Allora, eccolo qua, scusate. Eh, treofan, i polacchi vogliono più soldi. Eh, incontro ieri pomeriggio al ministero del Made in Italy con segretari nazionali dei Chimici ed RSU, ma l'avvertenza resta in alto mare. ICT 5 lavoratori assunti in altra azienda di timpani e poi verso il ballottaggio. Ovviamente è questo l'argomento caldo. A Terni. Confartigianato dice meno tasse più infrastrutture. Confindustria Bretella San Carlo nota dolente. E poi Masselli all'acciaieria diventerà green, eh, conclusione della campagna elettorale alle 18.30 al Met <coughs> Bandecchi a Piediluco. Uh, installerò il bancomat per la chiusura altro evento allo stadio alle ore 21 pizza bruschetta porchetta e vino Detenuto a Sabbione denuncia subita una violenza sessuale dopo le indagini della Polizia Penitenziaria, la procura ha indagato un ternano di 48 anni. Ferentillo ristoratore trova spaccate le vetrate delle verande, danni per migliaia di euro e avvocati Colacci e De Angelis sono stati i più votati nel nuovo consiglio dell'ordine. Eroina nell'auto tentano la fuga, sono stati presi, siamo Sempre nel Ternano, in Manette, un 57enne e un magrebino di 37 anni dopo un inseguimento dei carabinieri. A Narni, incendio nella palazzina, un'anziana viene salvata da un ragazzo. Fiamme in un appartamento in via Sant'Urbana a Santa Lucia. Alla fine sono 15 gli evacuati. Ad Amelia, passatempo nel lockdown, diventa opera di 100 donne esposta al chiostro Boccarini. Il lavoro è stato ideato da Antonella Perotti con i fili di lana e qui Vedere la eh, foto. Lavori sulla provinciale 30 e poi a Guardea luci con tecnologia LED a Narni, lettura Palazzo Eroli. Finiamo con Orvieto, le pagine del Corriere dell'Umbria: scivola nella forra 5 ore di soccorso. Uno spettacolare intervento per recuperare un torrentista orvietano è stato necessario superare una parete di. 20 metri. La forra è particolarmente complessa: è la forra di Prodo. In alto, in visita, 24 dirigenti della scuola di Austrubru, speriamo di averlo letto bene, e poi, sempre Orvieto, 100 scatti tra la natura nel libro di Michele Bavassano. C'è spazio anche per. Farvi vedere che ci sono molte iniziative in questo fine settimana dedicato soprattutto alle attività all'aria aperta, ma vi segnaliamo anche Amy Stewart ad Assisi, Chuck video di God of Love. L'artista americana ha girato all'eremo delle carceri la clip del suo brano. Allora, il prossimo servizio ci riporta indietro: esattamente ci riporta a Gubbio a parlare di disturbi alimentari. È uno dei temi di più stretta attualità che riguarda proprio gli adolescenti, eh, ovvero il eh, rapporto non positivo con il mondo del cibo. Nasce uno sportello ad hoc. Ha trovato concretezza a Gubbio lo sportello gratuito di ascolto per le persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Un progetto fortemente voluto dal Comune Ogubino, dalla ASL e dall'associazione Il Bucaneve, alla luce dei sempre maggiori numeri di giovani e giovanissimi affetti dai cosiddetti DCA. È una situazione molto preoccupante non solo in Umbria ma in tutto il territorio italiano perché noi abbiamo collaborato all'ultima Survey con il Ministero della Salute e i numeri ci dicono che ci sono circa 3 milioni e mezzo di persone in Italia con questo tipo di problema. Non solo anoressia e bulimia chiaramente ma anche il disturbo di alimentazione incontrollata. E ehm, un, un cambiamento che abbiamo visto nel tempo è l'abbassamento anche dell'età di insorgenza. Che questo sta preoccupando molto i nostri servizi, in quanto eh, adesso arriviamo anche a un'insorgenza a, a 8-9 anni. Lo sportello è stato presentato nella sala ex refettorio della Biblioteca Sperelliana alla presenza dell'assessore Simona Minelli, di Maria Grazia Giannini, presidente del Bucaneve, della dottoressa Paola Tomassoli, direttore del distretto Alto Chiascio, della biologa nutrizionista Sara Boldreghini e della riabilitatrice psichiatrica Marta Borsellini della rete DCA Usle 1 dell'Umbria. Ad intervenire in una pausa creativa Giulia Nardi, Emma Grace, Maria Stocchi e Letizia Bianconi. Lo sarà collegato al numero di telefono 348 654 5587 attivo il lunedì il mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle 19. Lo sportello sarà gestito da diversi volontari perché come sempre abbiamo necessità di reperire fondi, abbiamo necessità di lavorare ad una progettualità che ci permetta un domani eh, di avere dei finanziamenti e strutturare un qualcosa di più importante ma abbiamo deciso di partire immediatamente grazie a tutte le persone che si sono interessate, che stanno lavorando insieme eh, a noi a questo tema proprio perché i disturbi del comportamento alimentare oggi eh, rappresentano soprattutto per i giovani una delle principali cause di morte. Io credo che sia una grande opportunità per i giovani e non solo, anche per i, per i familiari perché sappiamo che il disturbo alimentare quando arriva sì, si, si manifesta con il sintomo, diciamo così, nella parte più fragile no, della famiglia, quasi sempre i giovani, però poi coinvolge tutta la famiglia. E molto spesso, soprattutto all'inizio, si rimane confusi, siamo disorientati, non sappiamo a che cosa andiamo incontro né che cosa è di preciso questo problema. Quindi, lo sportello d'ascolto si basa proprio su questo, sull'accoglienza. Di persone in difficoltà, sul fatto di poter fornire loro più informazioni possibili e sull'ascolto, l'ascolto non giudicante. Andiamo al quotidiano La Nazione che ci riporta a quella terribile vicenda accaduta. All'area di Città della Pieve, eh, ovvero la mamma che è stata condannata a 20 anni di reclusione per aver ucciso il figlio, la mamma assassina. Insulti social agli avvocati, l'inciviltà corre in rete dopo la condanna della donna a 20 anni di reclusione. Gogna mediatica intollerabile, dicono gli avvocati, per chi sta solo svolgendo il proprio lavoro. Il piano regionale dei trasporti non aiuta l'area del Trasimeno, lo dice Meloni del PD e poi con il cuore l'abbiamo visto l'evento martedì ad Assisi in aiuto della Romagna fu massacrato dai fascisti una targa ricorda Rinaldi, il giovane di Assisi, portato al confino nel 1937 per aver esposto una bandiera, oggi, a 110 anni dalla morte, verrà scoperta a Santa Chiarella la stella in sua memoria. E poi a Frattatodina la Camminata della Speranza, giunta alla 32esima edizione. Andiamo nel territorio di Gubbio, tutti in bici, ma che sia d'epoca. Debutta la favolosa ciclostorica sul territorio: l'abbigliamento a due ruote vintage sul modello dell'eroica Entro. Toscana che richiama migliaia di appassionati. L'iniziativa dedicata a Mauro Procacci. La manifestazione è attesa per il 25 giugno. Il Tg1 parla Ugubino, Gianmarco Chiocci è il nuovo direttore. Open Day alla Colacem, l'appuntamento è per domani per scoprire il cementificio e poi a Gualdo Tadino riaprono i campetti. San Rocco è in festa. Città di Castello e 45, il viadotto Tevere non c'è più, una difficile notte per smontarlo. Ancora avete buone notizie, portatele in biblioteca, una cassetta postale allestita per l'occasione. Eh, a Umbertide il confronto carizza Niboletti e poi a Foligno musica e amicizia sul palco dell'auditorium con Il Giorno delle Stelle, successo del concorso che ha visto protagonisti gli studenti di tre scuole. Dolore e lacrime per l'addio. A Giulia la ragazza di 22 anni che ha perso la vita in un incidente stradale, Quintana arriva la cena grande e poi a Spoleto, eh, cantiere stradale infinito, basta, la Trevalli sta diventando la nostra Salerno-Reggio-Calabria, la protesta della popolosa zona. Eh, dei residenti della zona dell'Alta Marroggia. Trasferta francese per la filarmonica di Belfiore. I musicisti infatti sono ospiti del Festival di Belfort e poi a Foligno si accampa il cartello. Al parcheggio importuna i clienti, un 25enne viene denunciato, a Spoleto rivoluzione del traffico, incontro con gli esercenti. Siamo a Terni, riaperto lo storico parco di Cardeto, tra folle entusiasmo e polemiche, dopo dieci anni tornano fruibili i giardini galigani. Incendio in abitazione, tre donne intossicate, siamo a Narni. Terni, due pusher rimanette in, in seguimento a Papigno. E poi c'è il ballottaggio Bandecchi e Masselli, una pagina a questo argomento dedicata. Pronto soccorso e siamo nel territorio di Orvieto, lavori entro due mesi le rassicurazioni dell'ASLA 2, ancora eh, dal territorio di Orvieto i merletti dell'artigianato orvietano in mostra in Giappone, mentre per le pagine di cultura... Aspello, tornano. I giorni delle rose da oggi a domenica nel parco di Villa Fidelia. Andiamo al Messaggero, per le sue pagine di interesse locale, a Monte è chiusa la cappella dell'ex policlinico, caduti frammenti degli affreschi di dottori. Madonna Alta e Fontivegge, 800 punti critici sul tema delle barriere architettoniche. Università di Perugia, le segreterie in via Innamorati. Ancora abbiamo già ampiamente letto dell'SOS Sicurezza Fontevegge, quindi andiamo avanti. Perugia cresce, benvenuto ai bebè. Per il quarto anno consecutivo, AFAS e Comune via alle famiglie dove c'è un neonato un pacco con due. Utili. Todi Astarita, cittadino eberito, Assisi, Tante Stelle, martedì sul palco che cantano in favore dell'Emilia e poi. Eh, il confronto a Umbertide tra Carizia e Anni Boletti. Gubbio, la maggioranza a Stirati dice stop ai ricorsi sulle cementerie. A Gualdo Tadino arriva questa sera il convivio Pulonis. A Città di Castello inaugurata la cassetta delle buone notizie. Ciao Giulia, siamo a Foligno, brillerai nei nostri cuori. Il funerale della 22enne, le infiorate di Spello che compiono i primi 60 anni, ancora eh, siamo nel territorio Folignate, si accampa nel parcheggio, molesta clienti e dipendenti e c'è una denuncia. Quintana invece, l'appuntamento è per domani sera con la cena grande. Assunzione di cardiologi. Siamo a Spoleto, la procedura raddoppia: pubblicato il bando di concorso per quattro medici e un avviso temporaneo. Corso Tobagi, 150 studenti presentano gli elaborati. Maggio dei libri all'alberghiero di Spoleto, dedicato alla cultura del Settecento: non paga per un anno intero gli alimenti alla figlia, però alla fine viene assolto. E poi da Terni. Cardetto riapre dopo dieci anni, anziani rapinati, è stato fermato un giovane che era stato immortalato nel marzo scorso a compiere questo gesto. Treofan, l'azienda non si presenta, il ministero gesto inqualificabile. Sosta selvaggio e degrado, siamo sempre a Terni in Via Angeloni, ormai siamo invisibili. Vetrine coperte dalle auto, sporcizia, siamo alle prese anche con lo spaccio. Ad Amelia microplastiche, ACEA premia l'ITC di Amelia sull'argomento e poi c'è lo spazio elettorale, oggi un'intervista a Bandecchi, ripristineremo le vecchie circoscrizioni, Miranda, Spaccio Neboschi, in seguimento fino a Papigno, Orvieto, troppo cara per i medici, scoppia la polemica, non sono piaciute le dichiarazioni di Massimo Defino, DG, che mh, fa replicare a Fratelli d'Italia troppa leggerezza, la CGL dice, risolvere i problemi sanitari. Questo per le pagine del messaggero. Stiamo per aprire quelle di carattere sportivo, ma lo facciamo con un servizio: con un servizio che per una volta non ci porta a parlare di calcio, ma ci porta a parlare di basket. Per il ritorno sulla panchina siamo in Alto-Tevere di uno storico coach, ovvero Cristini, che torna appunto ad allenare in Alto Tevere. Vediamo un ritorno al passato per uno sviluppo futuro può essere letto anche così il ritorno di Maurizio Cristini alla guida del basket Città di Castello l'ex coach di Umberto De Gubbio e Ponte San Giovanni dopo sei anni di pausa è di nuovo sulla panchina dei Biancorossi con un forte slancio il ritorno è stata una piacevole sorpresa perché diciamo dopo l'abbandono forzato passano sei anni e uno pensa che sia stata una bella storia ma senza seguito invece gli amici di città di castello e di san sepolcro eh, nella persona di, del presidente Bruno Spillantini eh, mi hanno contattato e si è instillata di nuovo eh, quella passione che mi porto dietro da, da oltre 50 anni i miei obiettivi sono quelli di Sicuramente il primo di rilanciare e allargare la, diciamo, la platea dei praticanti. Eh, penso che ci saranno diversi atleti che ritorneranno. Questo sarà molto positivo per la prima squadra eh, che potrà presentarsi nel campionato regionale forse in maniera più competitiva rispetto all'anno precedente. E ma un occhio sarà rivolto soprattutto al settore giovanile che è stato sempre il fiore all'occhiero del basket di Castello, un settore giovanile che <coughs> privilegia non la vittoria ma il miglioramento tecnico, eh, fisico e psichico de dei nostri atleti, eh, tutto diciamo, all'interno di un codice etico sportivo abbastanza collaudato e tradizionale nel tempo. Il numero uno del club Città di Castello Basket 2020 evidenzia invece cosa significa avere in società un allenatore come Cristini. Il ritorno di Cristini è stata una, una bellissima notizia. Diciamo, diciamo il raggiungimento eh, di, di un obiettivo che eh, avevamo quello di ricoinvolgere delle persone che hanno fatto la storia del basket a Città di Castello e Maurizio Cristini è il rappresentante probabilmente numero uno in questo e ci siamo, ci siamo visti, abbiamo, condividiamo il, il, il modo di, di vedere il basket e, e in questo ci siamo trovati in perfetta sintonia. E, questo, e quindi, con, eh, con molto piacere, eh, sono contento di riaccogliere nel basket di Cera di Castello una persona di, di questa posso dire anche. Per quanto riguarda invece il parco allenatori, Lorenzo Pennacchini, dopo due anni di grande lavoro fa under e senior, svolgerà il lavoro di assistente di Cristini prima squadra, oltre a mantenere la guida dell'under 19. Cristini inoltre ricoprerà anche la funzione di responsabile in toto dell'area tecnica, in modo da rappresentare un forte filo conduttore fra tutti i livelli del basket di Fernate e seguirà da vicino la crescita di giovani giocatori e degli allenatori biancorossi. siamo dunque alle pagine sportive del Corriere dell'Umbria il calcio l'abbiamo già visto nelle pagine di cronaca, grifo indagato per illecito il procuratore Chinè apre un procedimento sul gol di Kuan contro il Benevento, nei prossimi giorni saranno interrogati, tesserati coinvolti, intanto ex Goretti pensa a Nesta per la reggiana neopromossa, Diana verso l'addio, il DS sta valutando l'allenatore romano con lui a Perugia tra il 2018 e il 2019 andiamo a te Andrea Zoli torna di moda, il nome del tecnico di massa è di nuovo accostato alla Ternana, Lucarelli ai saluti. In basso il dato, Mantovani, Gennarilli e Favilli, le note liete. Ancora Sir, c'è Candellaro al centro, il classe chiaramente parliamo di volley 1993, ritrova Lorenzetti che lo ha allenato ai tempi dell'Itas Trentino. In alto la solidarietà, il Romagnolo in soccorso agli alluvionati per spalare fango nella frazione di Reda. Parliamo di Stefano Mengozzi che sta aiutando i suoi corregionali colpiti dall'alluvione. Andiamo a Gubbio, summit tra Gubbio e Braia, attesa per l'incontro col tecnico, notari dice ci sarà... Entro la prossima settimana le sue richieste ne parleremo. Un punto d'incontro si può sempre trovare. Tra i dilettanti Falcinelli torna al Sansepolcro, Sciacca C4, siamo ai dettagli. Trestina da sballo, ora corsa scudetto e poi allievi provinciali i ragazzi di Morichi sono in finale. andiamo in promozione 30 anni di canuti pievese nel cuore, il capitano lascia dopo oltre 350 presenze emozioni dice uniche eccellenza a Rondini al settore giovanile del Città di Castello l'ex Biancorosso è stato nominato responsabile del vivaglio e poi andiamo al basket C Gold Valdiceppo cade in casa per la B serve un miracolo, crollo Ponteggiano nel secondo tempo il Pisaurum si impone con più 20 di scarto e finisce infatti tra Valdiceppo Basket Pisaurum 62 a 82. Basket di a 2 femminile, la PFU riparte dalle conferme di Pompei, Stroscio e Paolocci, si lavora al ritorno di Baldi. E infine, sempre per l'area basket, basket, basket di promozione. Interamna a caccia della Serie D, da domani la Final Four a Foligno. Nuoto paralimpico, quarto posto in Coppa Italia per gli atleti della Virtus Buonconvento e per il padel, circuito dell'olio, Leandri e Poggiani si impongono nel doppio maschile. Dalla Corriere andiamo alla nazione e allora l'abbiamo visto, Perugia Benevento, la procura indaga per illecito sportivo e poi eh, l'opinione al TG Padre Mauro insieme sorgeremo, ora conta il bene del Perugia, grande tifoso biancorosso. In campo al Don Bosco torna il Milan Academy City Camp e ancora dal mondo del calcio la Ternana, stagione chiusa: giocatori in partenza, ipotesi calda per il tandem Leone-Andreazzoli. Ancora Perugia, via il nuovo corso: Lorenzetti è un vincente, il presidente Sirci. Città, club e tifosi meritano grandi risultati. E poi calcio a settembre torneo nazionale ad Ascoli, la SD Montemorcini punta sui giovani e continua a crescere. Iscrive 150 ragazzi. Chiudiamo con il messaggero. Grifo arriva all'indagine, ma l'abbiamo già ampiamente letto. Basket, Val di Ceppo al tappeto: l'impresa Serie B diventa una Mission Impossible. E poi il Baby Leone da Spoleto al sogno di Monza: giovani promesse. Mattia Capitani della Superga è ad un passo dalla firma con l'Arezzo in Serie C. Ciclismo Foligno al primo trofeo San Feliciano brillano i più piccoli e poi Fere si riparte dall'azionariato. Da martedì Amici della Ternana metterà in vendita le azioni a partire da 8 euro per partecipare al bilancio societario. Olimpiatirus, siamo in Eccellenza, c'è il Sugoni Bis per la ripartenza e poi per la Serie D. Orvieto, l'Orvietana vince il suo campionato riconoscimento per l'utilizzo dei baby biancorossi. Questo per le pagine di interesse sportivo che chiudono la prima parte di questo TG mattino. Ci fermiamo solo per qualche momento. Oggi è venerdì si va in cucina con la signora Giuseppina